Ciao ragazze, finalmente insieme, oggi è martedì e io sono prontissima per la nostra playlist Pronte per l'estate, dove troverete una volta a settimana video tutorial per quanto riguarda il mondo beauty, in particolare makeup e capelli, con tanti consigli e tips con le mie beauty routine di bellezza ed healthy che so che vi piacciono un sacco. E visto che tra sole e mare i capelli tendono a rovinarsi e a seccarsi, ho pensato proprio di farvi un tutorial bellissimo su come passare da liscia a riccia senza calore, quindi senza utilizzare arricciacapelli, piastre e altro, ma solamente la cinta dell'accappatoio. Ma prima di iniziare lasciatemi dare il benvenuto alle nuove iscritte. Ciao, io sono Anto e a brevissimo vi presenterò la mia creazione Vanille, la mia prima linea interamente dedicata al mondo dei capelli, anche se a me piace dire immaginata da voi e creata da me, perché quello che mi piacerebbe fare per Vanille è creare non solamente un brand, ma una community brand, uno stile di vita e uno spazio speciale dove poterci confrontare e condividere tutto ciò che ci fa essere belle e ci fa stare bene. E proprio perché l'ho pensato come uno stile di vita, ho preparato per voi un ebook stupendo che potete scaricare gratuitamente sul sito di Vanille. Poi all'interno dell'info box vi metto il link utile. All'interno dell'ebook troverete tantissime tips e consigli su come organizzare i pasti con le mie bowl, le mie super insalatone e piatto unico, utilizzando proprio gli ingredienti che sappiamo ci fanno bene, ma ci fanno avere soprattutto capelli forti e sani. E ora iniziamo subito con il tutorial per capelli ricci senza calore e noi ci vediamo dopo. Ok, ci siamo, iniziamo. Capelli che lascio un pochino umidi, li vado a pettinare e poi applico, vedete, la cinta proprio dell'accappatoio a metà, per comodità la fermo con il mollettone e poi vado con la prima sciocchetta, partendo appunto dall'esterno, super importante, vado a fare il torcione, poi la tiro giù, ecco qui, vedete, aggiungo un'altra sciocchetta e ripeto il torcione. Praticamente, ragazzi, è una tecnica super semplice, basta appunto arrotolare i capelli intorno alla cinta dell'accappatoio. Ogni volta che fate il giro riaggiungete semplicemente la sciocchetta sotto. Vado a rotolare quindi tutti i capelli intorno alla cinta, vedete? Voi direte, Anto, ma quei capelli che sono rimasti, quella è l'ultima ciocchetta ed è super tecnica, ora ve lo faccio vedere, eccola. Allora, cosa faccio? Non dallo stesso lato in cui abbiamo rotolato i capelli, ma dall'altra parte, altrimenti cosa succede? Che praticamente il torcione si scioglie. Quindi, vedete, l'andate proprio a intrecciare dall'altra parte, stessa tecnica, quindi stesso torcione, e poi fissate alla fine con l'elastico. Io preferisco, ragazze, dormirci tutta la notte, anche perché la cinta è molto molto morbida e quindi non mi dà assolutamente fastidio, ma volendo, se avete i capelli anche un pochino più corti con il caldo soprattutto che sta facendo in questo periodo, secondo me un paio di ore e potete già scioglierli. Comunque, quando i capelli vedete appunto che sono asciutti, sciogliete i torcioni e saranno mossi in maniera davvero super strepitosa. Questa tecnica funziona benissimo anche sui capelli corti e ormai è una tecnica che sta veramente spopolando sul web, e se guardate il risultato capirete anche perché. È di una semplicità pazzesca e con una cinta per l'accappatoio potete realizzare dei ricci stupendi, morbidi e che durano almeno 3 giorni. Per dormirci, vi dicevo appunto, non dà assolutamente fastidio e per una come me passare da liscio a riccio senza calore e senza soprattutto rovinare i capelli è davvero il top. Io non applico neanche la lacca o la schiuma, quindi li lascio proprio super naturali così come sono, morbidi e super luminosi. Ed eccoci ragazzi, quindi questa è la mia super tecnica segreta per passare da un liscio spaghetto a un riccio meraviglioso senza rovinarli, soprattutto poi in questo periodo appunto estivo. E niente, quindi fatemi sapere sotto con un commentino che cosa ne pensate, se l'avete già provata, se la proverete più avanti, insomma, lo sapete, sono curiosissima e sono super contenta di leggervi ogni volta sotto i miei video. Quindi noi ci vediamo martedì e questo è il nostro appuntamento per la prossima settimana, quindi iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per non perdere nessuna notifica e noi ci vediamo martedì. Muah!